Salve a tutti ragazzi e bentornati su Murdered, ben ritrovati con il settimo episodio. Siamo, come vi ho detto nello scorso episodio, quasi alla fine. Oggi partiamo a bomba senza troppe premesse perché sono curioso di vedere cosa succederà, cosa dobbiamo fare. Allora, nuovo obiettivo è uscire dalla mansarda, si è ufficialmente vagato tutto infatti. Ispeziona la stanza. Allora, ci eravamo lasciati esattamente qui infatti con la nostra indagine in corso, quindi comincerei con impossessare la stanza, Vorrei però. poter Ok. dire che è la cosa più strana che ho visto stanotte. Dobbiamo restare uniti. Che poi non c'entra niente con il pensiero di prima. Esamina. Manifesto persone scomparse. Questa è chiaramente la mamma e la figlia. La figlia l'abbiamo trovata. Quindi uno su 11. Possediamo un attimo lui. Legge nel Tu il mio pensiero. dannato dossier sul killer della campana. L'ho lasciato in ufficio. Piacere, lui No, invece? signore. Origlia. No. Nessun sospettato, signore. È stata una decisione azzardata, tenente. La responsabilità di chi ha mandato Ronan da solo è solo sua. Stanotte abbiamo perso uno dei nostri, non avete nemmeno una pista. Senta, indossava dei guanti e non ha toccato niente nell'appartamento, a parte la vaniglia e la porta d'ingresso. Non ha lasciato impronte né tracce di alcun tipo. E se pensa che non voglio fargliela pagare, si sbaglia di grosso. Moderiamo i termini, Rex. Tutti sanno che era suo cognato. Non c'è bisogno che ce lo ricordi. Ma se perde ancora il controllo, altri faranno la fine di Ronan. Mi sono spiegato? Trovi questo tizio. Ho un indizio che ci porti da lui. Questo perlomeno è Ora. il motivo per È cui un abbiamo visto che si sentiva in colpa nello scorso Sì, ho episodio, capito. eccetera, eccetera. Allora, intanto abbiamo già il secondo indizio, ispeziona. Studi sul simbolo della campana. Quindi entrano tre gli indizi, di qua, ispeziona. Simbolo dell'assassino. Strega il telefono. Poi penso sia un fax più. No, no, è un telefono. Non se ne è accorto nessuno? Va bene. Ah, qui. Cos'è? Ispezione, è una mappa. Luoghi dei delitti. Ah, quindi è sempre il famoso killer della campana. Una bella strage, insomma, questo nostro bel tizio. Allora, di qua. Più che possedere lui, vorrei un attimo guardarmi in giro, perché se gli indizi sono realmente 11, infatti, qui anche abbiamo qualcosina. Vittime. Sopra. Nulla. Di qua abbiamo già visto il computer. Esamina. Ah, c'è l'identikit. Non so se è già sicuramente lui o potrebbe essere lui. È lui allora. Da quello che ci lascia capire questo meraviglioso gioco, dovrebbe essere lui. Adesso esaminiamo referto del medico legale. Così è un omicidio. Ci eravamo arrivati. Vediamo un po'. Ecco, lui al computer, infatti per questo, condiziona. È arrivato per questo. Come fargli ricordare cosa fare? Somiglianze tra i delitti, mappa degli omicidi, lista degli indagati, frustrazione di Rex, note sulle persone scomparse, la polizia non ha indizi, sicuramente no. Collegamenti probabilmente, somiglianza del simbolo, firma dell'assassino. Ma andiamo su firma dell'assassino? E ovviamente no. E se gli avessero chiesto di fare qualcosa? E allora probabilmente somiglianza tra i delitti, però non credo. Collegamenti? Neanche. È vero la frustrazione? Io, boh, nota sulle persone scomparse. È questa. Mi serve Ok. l'informazione sulle inquiline scomparse. Buono. Aggiornamento sulle persone scomparse. Ci sono 10 su 11. Osserva ancora. Qual è? Ah, era quella sotto. Bene, abbiamo tutti gli indizi. Testimoni in custodia. E a questo punto, ragazzi, conclude indagine con Ho triangolo. trovato quello che cercavo. Io Voglio invece andare a no, vedere se però Joey ha l'importante è che ha scoperto trovato tutti. qualcosa.
Ispeziona la stanza, fatto. Ok, allora, nuovo obiettivo. Trova la testimone. Come se fosse facile. Allora, andiamo un attimo in giro. Però aspettate, perché lei doveva... è in custodia, no? Mi ha detto che comunque doveva dirigersi al dipartimento, potrebbe stare qui vicino. Intanto controlla. Ok, sempre vari dossier del caso, possibile identikit. Andiamo a dare un'occhiata in giro, è veramente grosso sto posto, quindi non vorrei... Robinson ha portato la ragazzina nella stanza. Aspettate, forse Secondo posso te sono rigliare? loro? Lo No. scopriremo. Robinson fa il Posso gentiluomo, rigliare ma alla anche fine te? di nuovo mi No. cemento tutti i suoi. Sì, lo sai. Strega. Scusa. Non mi caga nessuno. Vabbè. Qui invece controlla. Targa dei caduti. Allora. Io sto andando completamente a caso. Perché purtroppo non abbiamo né indizi né niente. Però, ecco, il fatto che qui ci siano dei demoni mi fa capire che probabilmente bisogna passare da qua. È lei? No, assolutamente no. Vabbè. Cos'è? Ci posso Perché eri parlare? dentro? Troppo complicato da spiegare. Diciamo che non volevo fosse un giudice a decidere come dovevo passare il resto dei miei giorni. Preferivo scegliere io. In ogni caso, ora non ha più importanza, no? Beh, Se io. fosse così, non saresti ancora qui. Vuoi una mano? No. No, no. Poi anche tu hai i Ok. tuoi problemi, mi pare. Me la cavo da solo, come ho sempre fatto. Bravissimo, perché nello scorso episodio, ragazzi, ho Però aiutato troppa gente. Alla ti fine ho ringrazio. messo 40 minuti a fare il nostro obiettivo. Va bene, andiamo avanti. Cosa c'è qua? Tanto per terra svela. Ah, riesamina la mia vita. Quando era in carcere anche Se lui. tornassi indietro, direi a me stesso cosa diventerò. Bene. I miei primi reati. Fammi Devo andarmene, Nathan. vedere C'è un ancora avanti. Ok. fantasma, proprio lì, in quella cella. Ma che cazzo stai a dire? Non potete mettermi da un'altra parte. Vuoi stare zitto? Vabbè. Vediamo di qua. Si spera. Ok, mi ci fa passare. Non so, ragazzi, perché solitamente se ci sono varie animazioni e quindi in questo caso nascondigli, può essere che siamo in zone interessanti o comunque in zone non a caso. Mentre se non c'è nulla, sì. Quindi io direi continuare ad avanzare. Chi è questa? Sono tutti fantasmi. Vediamo un po'. Che cosa è successo? Ti scoccia se ti chiedo cosa ti è successo? Secondo te sono morta? Sì, ho capito, ma intendevo come sei morta. Le autopsie di solito non sono così accurate, a meno che la causa della morte sia poco chiara. Non lo so. Un mucchio di pillole. Un po' di sonniferi. Doveva essere una cosa tranquilla. Non sapevo che ci si sveglia. È abbastanza una Voglio pazza, tanto saperlo pure anch'io. Se lo scopro, te lo dico. lei. Vabbè. Di qua Ma il invece. tatuaggio con la Ma tela so di ragno io? non significa che sia Sì. stata in prigione. Perché i ragni sono due, allora? I tatuaggi potrebbero rivelarci qualcosa? È come più o meno hanno fatto a me fino a questo momento. Pensalo, un po' di rispetto non guasterebbe. Anche. Riesamina la mia Sbarati vita. pure. Non sei pagato per interpretare Osservare il mio tatuaggi. cadavere. Sì. Questa mi sa che era importante, perché anche faccio un attimo il caricamento. Lei invece Ce li ha è su tutto il morta, braccio, sembra ammazzata. una Va confessione. bene. Qua che cosa c'è, per esempio? Controlla. Va bene. Ah, delle scale. Ma io non ci posso passare. Molto probabilmente dovremo andare su, come giusto che sia, no? Come giusto che sia, non ci possiamo andare, va bene, quindi dovremo trovare un altro modo. Ok, via. E allora, fatemi pensare. Ci sono queste altre scale. Io però do un attimo un'occhiata qui dietro, dove non mi pare che ci sia roba interessante. Qui dentro. Ah, è la stanza dove stavo prima.
E io sono curioso di fare una cosa, di stregare adesso un attimo il telefono. Non mi cagano lo stesso, perfetto. Ok, saliamo le scale allora. Qui. Risalgo la mia vita. Questo dovrebbe essere Baxter. Aveva torto anche quando aveva ragione. E questo dovrebbe essere importante perché abbiamo anche sbloccato un trofeo. Allora. Qua. Direi che c'è qualcosa da svelare dietro la lavagna. E infatti. Fanculo, me le mettono nascoste le cose. Io sto facendo tutto il dipartimento, il che mi fa molto piacere. Svela, controlla. Cos'è questo? La sua No, questo è malattia Rex. l'hai resa sopportabile. Chissà, forse ora siete insieme. Altre informazioni. Una volta stregato questo, ovviamente non abbiamo risolto nulla perché è giusto così. E vabbè, proseguiamo. Cosa c'era qua? Aspetta, controllo. Questi chiaramente sono, secondo me, step non fondamentali, nel senso che se non controllo tutto, non è che non mi fa finire il gioco. Però, chiaramente per completarlo al meglio è giusto anche controllare e trovare qualsiasi cosa. O forse sì, se non troviamo nulla. Noi comunque continuiamo a cercare. E allora. Però boh, cioè, è strano perché se lui mi dice nasconditi, vuol dire teoricamente che può esserci qualcosa da cui appunto devo nascondermi. Che saltone incredibile. Qui dentro cosa c'è? Archivio, posso andare pure qua. Controlla. Sempre le Non so informazioni. cosa Ecco qui dire. un'altra cosa da Non so cosa svelare. dire. Lavoro qui solo da Grandissimi. 6 mesi. È un grande. E collezionista 75, sono un pro. Vuoi un po'? Tanti poliziotti? Di solito. No. Ma posso uscire io? Io sono nella polizia da quasi No. 20 anni e sono ancora vivo. Però quando succede ti si gira Ah, sempre. attenzione. Mi Qua mi sa sembra che che ci mi aiutano. guardi spesso. Baxter, dai ancora retta alla tua amica maga? Lo sai che di quella robaccia spirituale me ne frego, ma ha scoperto qualcosa. I risultati sono risultati. Se trovi una fonte più affidabile, fammelo sapere. Ok, non so, io sto continuando a cercare come ovviamente vedete e non trovo nulla, al piano di sopra già ci sono stato. Mi sembra anche di aver guardato abbastanza roba, vediamo un po', possiamo, magari la dobbiamo ancora guardare qui con lui. No, Rex neanche, l'altro gay nemmeno, boh. A questo punto, ragazzi, non so veramente come fare. Allora, vabbè, stiamo a fare sempre lo stesso giro. Mi dà proprio fastidio, ragazzi. Non riesco a capire cosa devo fare. Non riesco a capire cosa devo fare, non è una cosa bella. Boh, perché nasconditi? Cosa c'è qui? Una cosa da controllare. Va bene. Da qua non ci posso andare. Di qua neanche. Dove sto? Dai, Gesù, bello. Allora. Che cazzo devo andare? Non so, forse Ronan doveva aspettare. devo. Va bene, ok. Il problema è che non me ne frega niente. Meglio lascia perdere. Perché lui dice che ti ha Chissà detto? se quella ragazza sa qualcosa. Ah, potrei anche uscire. Vediamo un po'. Devono esserci altri indizi in giro. Eh no, se non li trovi. Mi fate compagnia, controlla. Ah, attenzione, svela. Cos'è questo? Ha sempre il fucile.
ancora due per completare la storia. E io direi che qualcos'altro di importante l'ho trovato. Non so, ragazzi, perché comunque aver trovato anche queste cose mi fa capire che se io guardo bene e ci ripasso, perché prima qua non c'ero passato, le cose le posso anche trovare. Però se non fosse, ecco, per questa stanza che abbiamo visto aver saltato, per questa anche, poi c'è qualcosa per terra. Ah, ecco, questo è importantissimo. Avviene in modo La diverso, cosa ma più c'è un fulcro importante di fondo che li non ho trovato. accomuna. Per questo non sembrano correlati. Neppure la polizia se ne è accorta, a parte l'agente Baxter. Non so se posso fidarmi di lui, ma è la mia unica speranza. Ok. Tante verità importanti in questo video. Adesso vediamo se possiamo uscire, perché comunque qualcosa abbiamo trovato. Io uscirei se mi fa uscire. Prego il signore di sì, a te ti posso possedere prima o poi o no? Esci. Meglio restare qui finché non ho finito. Dai, ma che cosa devi finire? Cosa devi finire? Anche se in effetti Ronan, wow! Wow, tua sorella, wow. Qua cosa c'è? Boh, allora, io credo che questa parte non sia casuale. Credo che qui dobbiamo trovare qualcosa, fare qualcosa. Cioè, mi pare strano, sinceramente, aver risolto prima. Semplicemente avendo parlato con lui. Forse arriviamoci a parlare. Pensa a te stesso, io me la caverò. Ok, stavolta è stato molto più diretto. Cosa c'è lì per terra? Vabbè, l'avevamo visto prima. E qui adesso un'altra curiosità che ho è tornare dove stavano i cadaveri, perché insomma, alla tizia non avevamo chiesto molto, avevamo fatto solamente una domanda. Adesso io, se si vuole, gli faccio l'altra. Va È un incubo. L'unica spiegazione. bene, e magari no. Questo era il tuo parla? Va bene, dai. Non riesco a capire, ragazzi. Aiuta. Ah, trovata! Trovata! L'ho Una di trovata! queste chiavi costituisce un Mamma, cioè, magnete. avevo perso le speranze. Te ne rendi conto? Avevo perso le speranze. No? Bene, peggio per te. Stai comoda, rilassati. Ne avremo per un po'. Oh. Cazzo! Ok. Senti, magari posso aiutarti. Il diario di tua madre è qui. Sì, e mi serve per trovarla, ma come ti ho già detto, tu sei morto! Cosa pensi di fare? Ehi, conosco questo posto meglio di te. Con chi Questo è lavorava vero. tua madre? Chi? Non lo so. Lo chiamava il bastardo. Baxter. Certo. Il suo ufficio è al secondo piano. Seguimi, ti ci porto, andiamo. E quindi E torna anche al dove? secondo piano. Mi controllano. Ah. Non per molto. Raga, io sono stanco. Sono stanco veramente, perché è tardi, perché purtroppo, visto che è iniziata la scuola da un bel po' ormai, io non riesco neanche a trovare molto tempo per registrare. L'avete sicuramente notato, visto che i video sono calati in questo periodo, ma non preoccupatevi. Finisce qui questo episodio perché sono, ripeto, molto stanco. Alla fine siamo riusciti a portare a termine l'obiettivo e adesso spero nel prossimo, quello dopo, di riuscire anche a completare il gioco. Detto questo, lasciate un mi piace di sostegno anche, fatemi sentire che ci siete nonostante tutto. Noi ci vediamo con i prossimi video, vi ricordo che in descrizione trovate pagina Facebook, Instagram e tutto il resto. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto, ciao!